Buongiorno a tutti quanti e benvenuti all'Isola del Libro, che oggi purtroppo chiude i battenti con questa splendida giornata e con questi ospiti importantissimi. Grazie a tutti, grazie al Presidente Grasso che ci ha regalato con la sua presenza una giornata stupenda. Lezioni di mafia e stasera ne sentiremo delle belle. No, io vorrei tornare appunto su questi tre punti: il consenso, le donne e la religione, che sono tre tra i temi più interessanti trattati dal libro. Cominciamo dalle donne. L'universo femminile comprende queste donne che hanno uno status mafioso, così come i loro uomini. Perché, vedete, mentre il mafioso è in carcere, la moglie viene rispettata come se il mafioso fosse fuori. E quindi è un vero e proprio status familiare nella considerazione della gente. E devo dire che parecchie mogli hanno contrastato la collaborazione con la giustizia dei loro mariti proprio per mantenere questo status. Il che certamente insomma, no, non è una cosa... Però piano piano questa... diciamo, questo modo di considerare lo status è stato anche ritenuto non confacente all'attualità, e allora le donne hanno incominciato anche a ribellarsi, soprattutto quelle donne che hanno visto un futuro senz'altro migliore per i loro figli nel momento in cui si staccavano di Cosa Nostra, perché Cosa Nostra vedevano che dava carcere, morti, sangue, certamente dopo un periodo magari di ricchezza, poi alla fine o gli scontri interni nell'organizzazione o la repressione dello Stato, insomma alla fine i figli non avevano certamente un futuro roseo continuando nella scia del sangue, della famiglia di sangue mafiosa. Alcuni scritti e anche alcune dichiarazioni che mi hanno fatto dei collaboratori di giustizia, perché poi quando hai davanti queste persone, quando trovi quello intelligente che insomma e che ha una sua cultura o sottocultura, definitela come volete, però allora tu approfondisci anche il discorso su temi che non hanno una diretta conseguenza sul piano processuale o di indagine. E qualcuno mi ha raccontato di un rapporto tra mafia e religione che risale addirittura ai tempi della dominazione spagnola in Sicilia. E lì c'era la necessità di proteggersi dal potere, quindi è una forma di giustificazione, una sorta di genealogia virtuosa di una mafia che in realtà poi è morte, delinquenza, eccetera, eccetera. Proprio domani, 15, c'è l'anniversario di padre Puglisi che muore, viene ucciso dalla mafia di Brancaccio soltanto perché aveva questo scopo di togliere i giovani alla mafia, quindi le nuove leve alla mafia, di creare un centro che si chiamava Padre Nostro dove faceva andare tutti i giovani. E quindi vedete che la mafia ha paura di avere tolto il consenso, e se noi comprendiamo questo, comprendiamo come la lotta alla mafia sia una lotta che va percorsa certamente sul piano repressivo del carcere, del gasto, del 41 bis e tutto quanto, ma soprattutto deve lo Stato riconquistare attraverso tutti i suoi organi il consenso dei cittadini. Anche la mafia ha una sua Bibbia, il Decalogo. Non ci si può presentare da soli a un altro amico nostro se non è un terzo a farlo. Non si guardano le mogli degli amici, non si fanno comparare.
serate con gli sbirri. Non si frequentano né taverne né circoli. Si ha il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a Cosa Nostra anche se c'è la moglie che sta per partorire. Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti. Ci si deve portare rispetto alla moglie. Quando si è chiamati a sapere qualcosa si deve dire la verità. Non ci si può appropriare di soldi che sono di altri o di altre famiglie. Non può entrare in Cosa Nostra chi non tiene i valori morali. Giura che rispetterai questi comandamenti ogni giorno della tua vita e fino alla tua morte.